Ciao ragazze e ciao ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi video haul Primark e mercatino dell'usato. Allora, ogni terza domenica del mese a Saronno, appunto, chi è delle zone di Saronno comunque lo sa, ogni terza domenica del mese c'è questo mercatino. Non è grandissimo, però ogni tanto si trovano degli affari. E abbiamo deciso di fare un giro domenica mattina, appunto, e ho trovato alcune cose carine a poco prezzo. Non le ho ancora lavate, volevo farvele vedere, poi butto tutto da lavare. Calcolate che il capo che ho pagato di più l'ho pagato 4 euro, quindi le altre pochissimo, veramente. Allora, era da tanto che volevo un vestitino in jeans lungo da mettere comunque in estate così, però non volevo spendere tantissimo. Ho detto, vabbè, vediamo, cerchiamo, se c'è lo compro e via. L'ho trovato in un banchetto anche perché quando siamo andati, li ho presi in due tranche. La prima volta c'era brutto tempo, quindi cercavano di abbassare i prezzi perché poi stavano raccogliendo i banchi, quindi svendevano quello che avevano. Ho preso appunto questo vestitino in jeans, leggero, abbastanza leggero e lungo. Mi arriva sotto alle ginocchia, sì, con le tasche. Io l'avevo pensato comunque con una cinturina in vita e un paio di sneakers bianchi e siamo a posto. Mi è piaciuto. Potrei anche accorciarlo, però non lo so, adesso vedo perché mi costa di più accorciare che usarlo normalmente. Questo l'ho pagato 3 euro, quindi ho detto va bene, ci sta. Poi in un altro banco ho comprato un paio di jeans. L'unica pecca che si è sfilacciato il passante della cintura, però basta dare un paio di punti e rimangono a posto. Sono un paio di jeans di Bershka. Io le chiamo le prese d'aria sulle ginocchia, fatti skinny come piacciono a me. L'ho detto, anche se c'è il passante rotto, anche da questa parte c'è, diciamo, la presa d'aria, fatti skinny. Li ho pagati 2 euro, quindi ci sta per un paio di jeans anche pagati 2 euro. E l'unica pecca che vabbè, questo passante poi lo sistemo in pochissimo, però ho un altro paio di jeans a 2 euro. Poi ho preso un altro paio di jeans, questi sono di Zara e non li ho raddrizzati, nero, quindi non ne ho neri. Li ho voluti provare, sempre skinny, questi pagati 2 euro. Anche qua, diciamo, con le prese d'aria, più che altro le ho presi anche per andare in moto, che sono molto più comodi, fatti così. Anche da questo lato sulle ginocchia c'è la presa d'aria. Ragazzi, io li ho pagati, mi sembra 2 o 3 euro, non di più. Un paio di jeans di Zara, sinceramente, so che costano molto di più, quindi li ho voluti prendere. Sono morbidissimi, veramente morbidi. Addosso sono un guanto. Poi, un altro paio di jeans, però questi li ho presi corti, fatti così a caramella, magari per andare al mare, andare in spiaggia, insomma. O anche per andare in giro così un po' sportivo con una magliettina bianca, nera, insomma, fatti così.
pagati 2 euro. Questi qua sono di Calliope. E poi l'ultima cosa che ho comprato al mercatino è questa gonna nera, c'è ancora la sua etichetta, questa gonna nera con l'elastico in vita, fatta così, molto molto carina, che l'avevo vista, però mi sembrava, non lo so, non sapevo come abbinarla, però ho detto, ma sì, per 4 euro l'ho voluta prendere, costava 5, però la signora me l'ha fatta 4 perché vado sempre lì a prendere le cose. Comunque no, mi piace, una bella gonnellina nera, nell'armadio ci sta e va bene così. Il mercatino dell'usato ho finito la stessa mattina, poi siamo andati giustamente ad Arese perché comunque è qua in zona, è un quarto d'ora da casa, e siamo andati a fare un giro. Non ho visto praticamente niente perché io quando vado con alcune persone alla fine non vedo mai niente, per seguire loro non riesco a vedere comunque qualcosa per me. Sono andata da Primark, questa è la busta, non c'è tantissima cosa, però ho comprato qualcosina che mi serviva, ecco. Allora, ho preso l'acqua micellare perché comunque essendo qua io sto un po' a casa del ragazzo, un po' a casa dei miei, quindi non ho una fissa dimora e un po' di prodotti ce li ho dai miei, un po' di prodotti li ho qua. E hanno detto sempre bene di questa acqua micellare, l'ho voluta prendere, pagata 3,50 euro e non l'ho ancora provata. Ho fatto il video apposta perché voglio cominciare a provare questi prodotti. Poi ho acquistato i dischetti, ciao, le salviettine struccanti, queste le stava riponendo la ragazza, sono 25 salviettine da una parte e 25 dall'altra, adesso sinceramente non mi ricordo il prezzo perché ho uno scontrino, ma sì, esatto, ce li ho, ce li ho, ce li ho. Allora, salviettine struccanti 1,80 euro. Poi, perché anche Marco aveva comprato qualcosa, quindi ho tutto mischiato qua dentro. Poi c'erano le offerte delle maschere e io ne ho prese tre. Ne ho tantissime di maschere, la maggior parte le ho tutte qua da Marco. E le ho pagate 55 centesimi. Di varie profumazioni e gli ho detto per 55 centesimi erano in offerta tutte queste profumazioni, ho detto le ho prese. Poi mi sono presa un paio di ciabatte nere perché quelle che ho qua si stanno distruggendo e sono le classiche ciabatte da casa, da giardino, insomma. Però le volevo prendere nere e queste le ho pagate. Le ho pagate 6 euro. Erano, sì, erano in offerta, invece di 9 venivano 6. Ho preso un paio di leggings, sempre per il fatto che comunque lo voglio tenere qua un po' di cose da Marco. Questi sono i classici leggings neri, belli leggeri, vanno bene anche per primavera e estate perché sono di cotone. Pagati, come sapete, 3,50 euro, e ho preso una taglia X, doppia X. Perché già comunque mi sembrano un po' larghi.
Poi, ho acquistato, non guardate perché me l'ha stropicciata, tu metterò tutto da lavare. Ho acquistato una maglietta bianca, appunto semplicissima, perché la volevo abbinare appunto alla gonna che avete visto prima con un paio di sneakers bianchi, ed è la morte sua, la comodità in persona. Classica magliettina di cotone, ho preso un XS. Pagata 3,50 euro. E poi in offerta mi sono presa una camicina da notte. Secondo voi che colore? Sono tutta in nero. La prendiamo rosa. Allora, oddio, diciamo che è abbastanza scollata e molto sexy, però vabbè. Quando fa caldo si sa che non si ha voglia di dormire con troppe cose. L'ho voluta prendere perché comunque, a parte che gli piaceva Marco, piaceva anche a me, con tutti questi cuoricini e questo pizzo qua sul seno, bellissima. L'ho pagata, mi sembra 4 euro. Ho pagato, mi sembra 4 euro, 3,50 euro, una cosa del genere. Quindi, come potevo lasciarla lì? No. E niente, ragazzi, il video è finito. Ricomincerò a girare appunto video haul, spacchettamenti Avon, Yves Rocher, quando ho la possibilità. E niente, mi raccomando, seguitemi su Facebook, su Instagram, sono sempre Vittoria Style, su Instagram sono Vittoria Style 7 e iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi video. Un bacio e alla prossima. Ciao!